veloce, va potente, anche, veloce. Anche con il maltempo, è uno che si trova molto bene, quindi un corridore da non sottovalutare, anche perché quando arriva in queste occasioni molte volte, poche volte sbaglia. E... ha sbagliato una volta a Lione, Tour de France, e Trentin ha colto il frutto, era il Tour de France del 2013, la prima vittoria nella corsa francese di Matteo Trentin, con Albasini che sbagliò tatticamente qualcosa e fu bravissimo. Altro dato interessante che può essere quello della Bardiani, che per il discorso Coppa Italia ha tre uomini davanti, quindi anche per loro, anche quest'oggi, anche se oggi penso quest'anno vadano per cercare di centrare la vittoria secca, la vittoria di... attento alla caduta, caduta di Gasparotto, ha caduto anche nello stesso il corridore della Bardiani, vediamo se è Sonny Colbrelli o Zardini, vediamo. E adesso questo asfalto è troppo, sicuramente proprio la stessa Colbrelli curva. Penso che sia. Buongiorno, ci dice Radio Corsa. No, buongiorno, sullo stesso buongiorno. Punto, tocca sulle strisce pedonali, è caduto purtroppo. E Gasparotto, sfortuna per Gasparotto. Vedendo proprio Buongiorno scivolare, ha toccato i freni e è caduto anche lui. E quindi, e ora in questo momento tagliati fuori loro due, rimangono davanti questi. Anche Nibali, anche nella stessa posizione in cui era caduto inutile. Jérôme Baugnis, in cui è caduto Buongiorno, in cui è caduto anche il corridore Gasparotto, quelle strisce lì, quelle le stesse. Purtroppo l'asfalto umido, non l'asfalto vecchio, è umido, ti crea questi problemi. Sono partiti col sole, quindi anche le atmosfere tubolari hanno gonfiati da giornata normale, purtroppo vanno a fare queste conseguenze che ti fanno condizionare tanto la corsa. Massimiliano Lelli, hai assistito Gasparotto alla caduta? È partito subito, ma a 15 secondi dalla testa della corsa, non si è fatto niente, è solo scivolato, ha cercato veramente di fare il più veloce possibile e sta cercando di riportarsi sulla testa del gruppo, ma come dicevo prima ho visto molto molto bene Pippo Pozzata. A voi. Allora, non sembra aver riportato delle conseguenze della caduta Vincenzo Nibali. No, certo che cadere non è mai che hanno che ora, piacere, che ora a certo. Fare la curva destra, ora c'è anche un po' di paura nei corridori, perché quando vedi che ti cadono davanti i corridori che non fanno niente, però cadono, segno che l'asfalto è molto scivoloso. Quindi... Però Stefano, abbiamo assistito a 4 cadute in queste tre valli varesine e 4 cadute avvenute nello stesso punto, vuol dire che quelle strisce pedonali probabilmente sono veramente viscide, e se tu hai la sfortuna di avere la posizione della ruota e la frenata in contemporanea su quelle strisce, fai la fine che hanno fatto questi quattro corridori. Allora, rimangono in due della Bardiani. Due della Bardiani ora, senza dubbio anche per Colbrelli, che la caduta del compagno di squadra, avere uno in più che ti poteva lavorare, certo, è un qualcosa, un handicap, però anche purtroppo per Gasparotto essere fuori è complicato. Allora, 27 secondi all'ultimo rilevamento cronometrico del drappello di testa nei confronti del gruppo principale, che si è molto ridotto, in cui c'è in testa Giovanni Visconti. Giovanni Visconti, poi mi sembra il giovane Petilli in seconda Petilli, bravissimo, posizione. Anche lui, un corridore molto interessante dell'area zero. Massimo Codelmi ha sempre parlato molto bene, per essere oggi qua davanti con questi grandi campioni, segno che è un grandissimo corridore di un grande futuro. Per ora vediamo che gli uomini della Bardiani prendono loro in prima persona subito le redini della corsa. E allora, sta facendo un ritmo forsennato Zardini, pedala molto bene Sonny Colbrelli per essere un ragazzo velocista, è lì, ma d'altronde abbiamo visto tutte le sue qualità nelle ultime due edizioni della Milano-Sanremo, anche Filippo Popisato bene, di grigna ai denti invece Damiano Caruso. Massimiliano Lelli, sei proprio con il drappello di testa. La discesa per Gasparotto, sta tornando sotto, bravissimo, ha tutti i pantaloncini rotti, ma ha fatto un grande lavoro sulla discesa, ha rischiato il tutto per tornare sulla fuga. Ormai sono solo 50 metri e si sta riportando a ridosso. Poi... E allora c'è anticipato quello che nelle immagini non abbiamo ancora visto, ovvero che Enrico Gasparotto avrà fatto da kamikaze la discesa e si sta riportando sul drappello. E intanto ancora dietro con Petilli e Visconti. Visconti, che Visconti è un po' fuori, è solo, d'altronde è stato
Guardando qui solo e guardando bravissimo Enrico Gasparotto che certo che ha speso facendo, tanto però sta spendendo tanto però sta facendo un'azione incredibile, sta fa facendo piacere qualcosa, a Cassani vedere quello che sta facendo Gasparotto, a Cassani perché vuol dire che ha una grande condizione, ha lavorato molto bene, purtroppo per lui se dovesse rientrare sprecherà tantissime forze. Davanti c'è un Pozzato molto, molto concentrato, molto forte, molto veloce, però vediamo un po' se Enrico potrà rientrare. Ora manca poco l'arrivo, gireranno a sinistra poi destra per poi affrontare le ultime rampe della salita. Davanti Zardini sta facendo un lavoro veramente eccezionale per Colbrelli. Ecco qua Zardini e Colbrelli in terza posizione dura, che poi Rebellin sono in otto in testa, poi Damiano Caruso, Albasini che si tiene nelle ultime posizioni di questo trappello sempre chiuso da Mauro Finetto. Ecco qua l'altra rampa, Massimiliano Lelli. Sono sempre su Gasparotto, 7 secondi dividono dalla testa del gruppo, è stato bravissimo in discesa perché dopo una caduta del genere ripartire e rischiare il tutto, ma purtroppo in questo momento ha le gambe un po' dure, vediamo che davanti non sono lontanissimi, ma il forcing della Bardiani CFS è molto esasperato. A voi. E non rientra più mi sa Gasparotto perché Zardini dietro sta ma facendo dipenderà un bel tanto ritmo. Da Zardini cosa farà, quanto tirerà, però ecco, questa situazione per Gasparotto è molto complicata, quello di avere un Zardini che si sta sacrificando totalmente per Colbrelli. Ecco, tatticamente abbiamo visto che Sonny Colbrelli, che era la ruota di Zardini, ha proprio deliberatamente spostato la sua traiettoria, si è fatto sfilare dai corridori e è andato a posizionarsi alla ruota di Albasini per vedere perché conosce Albasini, è un corridore che attaccherà quasi sicuramente, e almeno essere in seconda posizione se ti dovessero scattare, se in una situazione complicata, mentre essendo in quinta sesta posizione puoi vedere il movimento degli altri. Due chilometri all'arrivo, si stanno già preparando i magnifici otto di questa Trevalli Varesine a giocarsi la vittoria in questa 94esima edizione a Trevalli Varesine, e naturalmente l'avevamo già preannunciato, si devono spendere i due compagni, esatto, dei corridori che hanno un compagno di squadra in questo drappello. Questo è Durasek che l'anno scorso vinse con l'arrivo a campione d'Italia la Trevalli Varesine, Zardini il suo lavoro l'ha già fatto in maniera ottima, e quindi otto corridori si giocheranno il successo alla Trevalli Varesine. 1,7 km stanno per arrivare proprio nel cuore ora della città, stanno affrontando l'ultima rampa, sono 300 metri al 7%, dove se qualcuno volesse provare in cima a questa rampa c'è spazio, perché sulla rampa magari no, ma in cima se non c'è discesa c'è un lungo falso piano che chi dovesse avere come magari Rebellin che sa di essere battuto potrebbe provare un allungo. È uno che ci prova sempre in questo momento, mi sa che c'è Finetto che sta provando anche lui da dietro Finetto con Caruso a ruota. Vediamo. Sanno che Finetto ha un'ottima condizione, è battuto in volata da Pozzato e sto provando giustamente da lontano. Finetto e Caruso, ecco l'attacco di Mauro Finetto con Damiano Caruso alla sua ruota, Rebellin si è spostato subito sulla destra della carreggiata per andare a prendere la ruota di Damiano Caruso, vediamo la situazione, e adesso è Sonny Colbrelli che sta facendo fatica per rientrare sul drappello di testa. E allora non c'è più Durasek, Pozzato, Albasini, Damiano Caruso, e Colbrelli dovrebbe essere riuscito a riprendere la ruota di Damiano Caruso, e quindi sono rimasti in 6. Sì, ecco, in questo momento è ultimo chilometro, si guardano, si aprono, non c'è più l'accordo. Ora se qualcuno avesse il coraggio di partire potrebbe anche avere qualche possibilità, ma vediamo che Pozzato sta bene, si mette lui in prima persona per tenere il ritmo un po' alto, perché prima stavano andando troppo piano, e se qualcuno dovesse provare da dietro potrebbe prendere quei metri di vantaggio che poi Pozzato non potrebbe più recuperare in caso di volata. E allora si apre in questo momento Filippo Pozzato, va a cercare la ruota anche lui di Albasini, riparte Mauro Finetto, prova ancora Mauro Finetto, ancora Damiano Caruso a prendere la ruota, è una bella stoccata quella di Mauro Finetto, questa volta a prendere la ruota subito di Damiano Caruso c'è Sonny Colbrelli. Ecco qua l'azione del Veneto, della Neri Sottoli, Mauro Finetto con Damiano Caruso, Sonny Colbrelli al loro inseguimento, Rebellin l'esperienza non gli manca, sta alla ruota ad attendere, mi sembra che sia Sonny Colbrelli che va a chiudere il buco su Mauro Finetto in questo momento. Damiano Caruso, sì, in questo momento sono telegramma che fisse. Finetto con Colbrelli, Pozzato ha messo molto bene per la volata, vediamo che stesso sta iniziando la volata. Ed è partito già Sonny Colbrelli che prova a anticipare tutti, il bresciano Sonny Colbrelli, dietro parte Michael Albasini, altra velocità, Michael Albasini, Sonny Colbrelli quadrato, Michael Albasini, davanti a Colbrelli.
Albasini, terzo abbozzato lo svizzero Albasini. Bravo Colbrelli, ma Albasini, grande esperienza, va a vincere lui la 94esima edizione della Trevalli Varesine. Ha vinto di esperienza, è stato bravissimo, è un corridore molto esperto. Qua arriva Gasparotto, purtroppo sfortunatissimo quest'oggi, avrebbe potuto giocarsi le volate, la vittoria finale. Peccato per Colbrelli perché pensava di aver vinto, a mio parere pensava di aver vinto e ha forse sbagliato a non pedalare al massimo fino sulla linea d'arrivo, perché è stato passato proprio a un niente dall'arrivo e purtroppo ha perso una Trevalli Varesina molto bella, combattuta fino al finale e molto spettacolare. Ennesimo secondo posto per questo giovanissimo Sonny Colbrelli. Ecco intanto l'inquadratura per Albasini, lo svizzero. Dicevi, tatticamente ha sbagliato poche volte in carriera, oggi perfetto, perfetto Michael Albasini, grandissima vittoria per lui. È stato un finale molto emozionante quello di questa Trevalli Varesine, con un bravissimo finetto anche lui, che ha provato due o tre volte ad anticipare. Quello che ha condizionato tanto a mio parere oggi è stato l'asfalto, perché l'asfalto così bagnato, così viscido, ha fatto sì che molti corridori sono caduti e molti corridori hanno avuto anche paura nell'affrontare la volata. Se te puoi vedere, si vedrà nel replay, nessuno ha alzato le mani, hanno avuto quasi il timore di fare la volata perché c'erano tante strisce pedonali sull'arrivo ed era un attimo cadere. In questo momento Colbrelli è in testa, ecco che parte, continua a spingere sui pedali, quasi appesantisce la sua azione. Guarda Albasini che lo sfila, una volata molto strana, tutti sui pedali, proprio per il fatto che vedi c'erano tantissime strisce pedonali, quindi si alzare sui pedali potrebbe partirti la ruota da dietro. Beh, ai 25 metri è stato superato Sonny Colbrelli da Albasini, terzo Pozzato, quarto Rebellin, quinto Caruso, Finetto, sesto, settimo Durasek. Ecco che rivediamo l'attimo, ha pagato molto il fatto che sia andato lui a riprendere Mauro Finetto. La rimonta di Albasini, incredibile, guarda, ha fatto un'accelerazione violentissima, aveva 10 metri, a 100 metri l'arrivo li ha recuperati molto forte. Comunque hai visto Sonny Colbrelli ha smesso di pedalare quando ha visto Albasini che l'aveva già superato, sì, in quel momento. Sì, quello sì. È stata una volata molto strana. Colbrelli, bisogna dire che è stato quello che è andato a chiudere su Finetto, è quello quindi che ha pagato, speso tante energie e quindi si è ritrovato magari negli ultimi 100 metri senza quelle forze per sprintare. Quindi bravissimo Colbrelli perché ha voluto a tutti i costi la volata, la vittoria. È andato su Finetto, che se magari ce non fosse stato per Colbrelli Finetto sarebbe potuto arrivare all'arrivo, mentre Pozzato è rimasto lì terzo posto. E allora andiamo a sentire proprio le interviste fatte da Roberto Pacchetti, che vedo proprio al fianco di Michael Albasini. Michael, ci racconti il finale di gara, condizionata in parte anche dal fondo molto viscido. Sì, era molto pericoloso su questo circuito bagnato e sono anche caduti Gasparotti e un altro che per me era anche il favorito per Rocci. Anche Nibali. Anche Nibali è caduto, non lo so, però lui è caduto nella fuga, quindi era molto, avevo un po' paura. Poi in finale c'erano scatti contro scatti, ho visto Pozzato ruota mia perché quello aveva un po' paura. E alla fine anche l'ultimo l'ho preso proprio sugli ultimi 25 metri, quindi è andata bene per me. Possiamo dire una vittoria d'esperienza? Sì, un po' sì, dai, in fuga così mi sento bene, mi trovo bene, e sbaglio abbastanza poco, quindi sì, l'esperienza mi sa che aiuta. A te la linea Andrea, fra poco ci sentiremo con il CT Davide Cassani che annuncerà in anteprima i convocati per la nazionale. Intanto il photo finish con la vittoria netta di Michael Albasini, aveva già smesso di pedalare Sonny Colbrelli una volta vistosi superato, sopravanzato dall'elvetico, alla sua quarta vittoria in questa stagione dopo le tre vittorie al Tour de Romandie per Michael Albasini. Ecco qua intanto un altro bel replay della volata con Colbrelli che inganna tutti perché sembra lui destinato alla vittoria, un po' come quello che avevamo commentato all'inizio stagione al Gran Premio di Lugano con Colbrelli beffato in quell'occasione da Finetto. Ennesimo secondo posto per questo ragazzo che io credo con la prova di oggi staccherà, ma tra qualche istante, mi raccomando non cambiate canale, tra qualche istante Davide Cassani annuncerà proprio i titolari
e le riserve della formazione azzurra che partirà per Ponferrada per difendere i colori nazionali nel mondiale che vedrà la prova in linea maschile il 28 di questo mese. Sì, è stata una volata molto strana, mi sembrava quasi che tutti avessero quasi paura di fare la volata, pensavano non cadere più che a vincere la corsa, perché tutti erano un po' timorosi, però hanno fatto uno sforzo molto violento nell'ultima salita, erano tutti molto stanchi e si è dimostrato al Basini il più forte, perché ha recuperato in pochi centinaia di metri, ha recuperato su Colbrelli, ha vinto in modo meritevole, perché ha corso in modo molto intelligente, si è mosso, è stato sempre sulle ruote, sapeva che Pozzato poteva essere l'uomo che poteva muoversi, sapeva che Colbrelli era l'uomo più veloce e quindi è stato bravissimo al Basini a vincere quasi vicino anche lui sulle strade di casa, perché anche lui non abita lontano da qua. Ed ecco intanto i primi classificati di questa 94esima edizione della Trevalli Varesine: Michael Albasini davanti a Colbrelli e Pozzato, sono i tre che vedremo salire sul podio tra qualche istante, poi Davide Rebellin, Damiano Caruso, Mauro Finetto, Durasek, Zardini e Gasparotto, poi mi sembra il decimo sia Parrinello, che ha avuto la meglio nella volata con Muglierberg, il corridore della NetApp. Ricordiamo che ci sarà anche la premiazione del trittico lombardo, cioè del corridore meglio classificato nel computo delle tre prove, che ricordiamolo sono la Bernocchi, l'Agostoni, la Bernocchi a Legnano, l'Agostoni a Lessone e la Trevalli Varesine. Ed era Simone Ponzi in netta posizione di vantaggio dopo i due terzi posti nelle prime due prove di questo trittico lombardo. Ecco la visione dall'alto di Piazza Montegrappa, splendido salotto che ha ospitato questo arrivo della Trevalli Varesine. Tra l'altro anche oggi tantissima gente è venuta, malgrado il tempo non bellissimo, a assistere dal vivo all'arrivo di questa prova della Trevalli Varesine. Sì, un circuito molto spettacolare. Ora qua vediamo gli highlights, la fuga che ha caratterizzato un po' tutto il circuito finale, per poi dopo essere ripresa nel finale con la luce degli azzurri. Ora vediamo, questo sono il momento in cui c'è davanti gli uomini Astana e gli uomini della Cannondale che stanno mantenendo un po', mantenendo il ritmo che purtroppo gli Astana la parte sua. E tra qualche istante sentiremo proprio dalla viva voce del commissario tecnico le sue scelte. Questo è il podio con Viviani e la Bernocchi, questo è con le immagini, siamo tornate alle immagini in diretta sul podio della Trevalli Varesine. Con la premiazione proprio della 94esima edizione della Trevalli Varesine, premiato Simone Ponzi, vincitore del trittico lombardo, terzo posto per Filippo Pozzato, che credo che con la prova di oggi si è guadagnato il posto per Ponferrada. Vedremo, tra poco lo sapremo. Sonny Colbrelli, bravissimo Sonny Colbrelli, proprio perché si è sacrificato per andare a chiudere su Finetto. Certo che non può essere contento, perché arrivare secondo per l'ennesima volta in questa stagione. Sì, però ha dimostrato una grandissima condizione, se non fosse mosso come sarebbe mosso non avrebbe fatto secondo, perché penso che Finetto sarebbe arrivato all'arrivo, quindi non ha rimpianti. Non ha nessun rimpianto, arriva secondo a Trevalli, potrà guadagnare un posto per i mondiali, quindi anche il lavoro che ha fatto si è visto la qualità che è di corridore, non ha avuto paura di perdere la corsa, perché molte volte per vincere le corse devi rischiare di perdere, lui per vincere l'ha persa, però invece magari altri corridori sono stati lì sulle sue ruote. E lui deve il suo nome Sonny da una serie televisiva, Miami Vice, Sonny Crockett, e lui è stato chiamato dai suoi genitori della Valsabbia, questo ragazzo, un grande talento, il miglior italiano quest'anno alla Milano-Sanremo. Lì forse aveva sbagliato qualcosa partendo in contropiede, avrebbe dovuto forse aspettare la volata e giocarsi tutto nello sprint finale. Ha fatto una stagione bellissima, è stato protagonista tutto l'anno e si ritrova qui a ridosso del mondiale con un'ottima condizione, manca un mese a fine stagione, quindi bravissimo lo Sonny, che nonostante anche la giovane età comunque può essere protagonista tutto l'anno. E adesso è il momento del vincitore della Trevalli Varesine, lo svizzero Michael Albasini, che corre per l'Orica Green Edge, la formazione australiana che ha la sede sportiva europea a pochi chilometri da qua, a Gavirate.
Ecco qua, Michael Albasini, quarta vittoria in stagione per lo svizzero, tre tappe al Tour dei Romandie e poi qui a Varese, quindi ha sempre vinto o a casa o vicino a casa. In Svizzera si trasforma, o al Tour de Romandie, o al Giro di Svizzera è un altro corridore. Qua siamo a 10 km vicini. Dalla Svizzera sente aria svizzera, quindi si è trasformato. Però è un corridore molto con tante esperienze. Oggi ha vinto con esperienza, è stato freddo fino alla fine, ha sfruttato il lavoro di Colbrelli e è stato bravo. Colacco è un corridore che si muove molto bene, non la soffre, guida molto bene la bicicletta sul bagnato, a differenza di Pozzato che a mio parere quest'oggi ha pagato il finale con l'acqua, con la strada bagnata. E anche Antonio Rossi si muoveva bene sull'acqua, abbastanza, però lui in canoa. Attenzione, canoa che Antonio va in bici, non è proprio male. Però ormai non ha un'età in cui non può fare più successo in bici, direi. Ho fatto una crono con lui e se l'è cavata benissimo. Ecco qua il trio che sale sul podio della 94esima edizione della Trevalli Varesina, organizzata dalla società ciclistica Binda, del momento dello spumante italiano per festeggiare questa Trevalli Varesina, trittico lombardo diventato premondiale. Alfredo Martini in passato dava sempre, anzi era stato lui a volere l'unione del trittico per che gli serviva proprio per affinare la condizione degli azzurri in vista del mondiale, quando si correva il mondiale la terza settimana d'agosto. Poi il mondiale è stato spostato, il trittico lombardo era rimasto ad agosto, quest'anno sono riusciti gli organizzatori a riavere una data premondiale e, come accadeva con Alfredo Martini, tra pochi istanti anche Davide Cassani ci darà i nomi degli azzurri che partiranno per la Spagna, per Ponferrada. Senza dubbio saranno uomini di altissimo livello, non sono scelte facili molte volte, perché magari devi lasciare fuori corridori che magari meritano di andare, però purtroppo i nomi sono quelli, sono 9 uomini che partiranno, 11 che andranno in Spagna, e quindi i corridori forti ce ne sono diversi. Bravissimo comunque il commissario tecnico Davide Cassani, che ha seguito in moto veramente, ha fatto 10 giri completi. Lui la poteva anche seguire in bicicletta, sì, la gara. Qui vediamo l'ultimo chilometro, lo rivediamo, parte Finetto Colbrelli, prima su Caruso, qui quando vede che nessuno va si muove lui, guardate il veloce svantaggio Finetto che arriva, ha, che Finetto arriva. Se non si muove Colbrelli, Finetto arriva. E Colbrelli qui calcoliamo che ha fatto lo sforzo da un chilometro e mezzo per tornare sotto dopo il problema della catena. Dunque, esatto, quindi questa cosa qua va detta, poi sentiamo anche lui cosa è successo. E qui vediamo che fa fatica a riprendere Finetto anche lui, e guarda la posizione dov'è Albasina, in quinta posizione, la sua ruota c'è Pozzato, quando vede che non può, che sono ai 250 metri, parte e guarda, in 4 pedalate guadagna subito il vantaggio su Colbrelli, e purtroppo per Sonny non c'era stato niente da fare, perché comunque arrivava da dietro, arrivava da un chilometro di fatica, e in queste situazioni sbagliare lo sforzo, sbagliare il movimento lo paghi e basta, non puoi più vincere. Queste sono volate che arrivi proprio stremato, la forza è calibrata al millesimo, abbiamo visto benissimo Pozzato che era messo molto bene, ma purtroppo non è riuscito a tirar fuori. Permettete un ringraziamento per Marco Avella, Gaudenzio Feno e Francesco Caglio. Stiamo rivedendo tutte la selezione di immagini all'RVM di questo arrivo della Trevalli Varesine. Intanto continua la premiazione con i vari corridori che si sono distinti durante questa gara, e tra un po' potremo vedere anche proprio inquadrati Davide Cassani, e credo che ci sia anche il presidente federale di Rocco, perché l'avevo visto prima sul palco. E allora io chiedo lumi a Nazareno Barani di quando sia possibile andare proprio dal commissario tecnico Davide Cassani per andare a sentire proprio i nomi degli 11 azzurri che partiranno per Ponferrada, per la Spagna, Castiglia e Leone, la zona della Spagna che ospiterà la prova mondiale. Qui vediamo dalla Cruz che ha un premio, può essere anche il premio del Gran Premio della Montagna, che magari è passato primo sulle salite, quindi vediamo un po', ci sono le varie premiazioni in attesa dei nomi, in attesa dei nomi che magari tutti stanno aspettando. Sì, allora io andrei proprio da Roberto Pacchetti che è in zona podio. Roberto,
Sì, allora qui c'è un problema di scelte, nel senso che Davide Cassani sta ancora completando la lista e lo stiamo aspettando. Abbiamo già sollecitato il presidente di Rocco, era anche pronto a venire ai nostri microfoni, ma Davide lo ha stoppato. Bisogna attendere ancora qualche secondo, appena avrò Cassani cercherò appunto di chiedervi subito la linea e di fargli dare appunto la lista dei top 11. E quindi Cassani ha qualche dilemma da risolvere? Sembrerebbe di sì, qualche dilemma sugli 11 nomi, magari ci fosse una decisione, magari, non so, magari Gasparotto che è caduto, se magari fosse rimasto, avesse vinto, quindi anche lui non sa cosa fare, se portare Gasparotto o no, quindi vedremo se in questi 5 minuti ci darà questa notizia, che per noi era certo che Cassani desse i nomi al termine a Trevalli Varesine. Probabilmente qualcosa deve essere successo proprio nel finale Trevalli Varesine, tanto qua la caduta di Jérôme Bamnis, che è stato il primo ma sai, io penso cadere su quelle strisce. Oggi si è andata la corsa come dovevano andare, e gli uomini che dovevano dimostrare qualcosa a Cassani lo hanno dimostrato, a mio parere. Quindi io penso che Davide possa avere già le idee chiare su chi andare, perché aspettava risposte da Pozzato, le ha avute, aspettava risposte da Colbrelli, penso che giustamente le ha avute. Gasparotto era in ballo, purtroppo per la sua sfortuna non ha potuto dimostrare realmente quello che poteva fare, però molte volte la sfortuna sì, ma si vede sulla strada come corre uno, l'azione che ha fatto in precedenza al penultimo giro, l'azione ha portato via Gasparotto. Quindi a mio parere, io parlo anche da amico di Gasparotto, meriterebbe andare al mondiale, però non è facile tirare fuori questi nomi, perché ci sono comunque tanti corridori che vanno forti. E quindi voi perché dite Gasparotto che ha fatto un grande finale, era quasi rientrato, e non è facile dopo una brutta caduta come ha avuto lui poter tornare quasi sotto, un grande sforzo, poi purtroppo l'ha pagato nel finale. Le forze sono veramente contate, però bravissimo. Ricordiamo che i mondiali, non solo la prova su strada maschile che è l'apice della prova mondiale, ma i mondiali durano una settimana e i mondiali saranno trasmessi in integrale da Rai Sport, con Rai Sport 2 che inizierà queste lunghe prove mondiali con domenica, con la prova della cronometro squadre per club, poi ci saranno tutte le prove a cronometro delle varie categorie e poi ci saranno le grandi prove su strada per chiudere il 28 dicembre. Ecco, come Davide. Alfredo Martini che per anni ha annunciato la nazionale italiana, non vuole parlare. Vediamo Pacchetti, grandissimo marcamento a uomo di Pacchetti per Davide Cassani. C'è il presidente di Rocco, però è bello teso e nervoso in volto, vedo Davide. Beh, sa, Cassani, perché comunque darà molti corridori contenti, ma purtroppo ci saranno dei corridori che saranno delusi, quindi la tensione c'è sempre, anche perché per Davide penso è la prima, quindi aspettiamo. Allora, linea Roberto Pacchetti, ecco qua Davide Cassani. Non ti ho mai visto così serio, è stata una scelta molto ponderata. Sì, molto, è stata veramente difficile, quindi alla fine dobbiamo prendere delle scelte e bisogna portarle avanti fino alla fine. Quindi andiamo con i top 11. Fabio Aru, Daniele Bennati, Damiano Caruso, Giampaolo Caruso, Sonny Colbrelli, Alessandro De Marchi, Davide Formolo, Vincenzo Nibali, Manuel Quinziato, Giovanni Visconti, Edoardo Zardini. Sono tutti e 11, una bella soddisfazione anche per Sonny Colbrelli, che oggi è arrivato secondo. Nato forte e per come è andato Zardini, sinceramente non me la sono sentita di lasciarlo fuori, e quindi si è guadagnato il posto tra gli 11 in questi ultimi 15 chilometri, e non solo, perché era andato forte anche al Tour of Britain. Qual è stata la scelta più sofferta? La scelta più sofferta, mi chiedono. Scegliere. Ma guarda, eliminare è difficile, cavolo. Madonna. Passiamo il cavolo nella diretta, andiamo col presidente di Rocco, che è più sorridente. Ma sorridente, nel senso che vado a scegliere comunque fra atleti tutti in forma e tutti competitivi, per cui le scelte sono difficili, lo capisco, la prima esperienza per Davide a questo livello, ed era difficile perché molti valori sono molto simili, per cui lo comprendiamo e siamo certi che lavorerà con molta serenità dopo aver fatto questa scelta. E quando si punta sui giovani non si sbaglia mai. Abbiamo fatto tanta fatica ad avere queste scelte, però alla fine ne valsa la pena. Linea a te, Andrea.
Sì, ringraziamoli per la disponibilità il presidente federale di Rocco e Davide Cassani. Allora, la grande sorpresa è che non ci sarà Pozzato, malgrado abbia fatto due belle prove nel trittico lombardo, e Gasparotto, che abbiamo visto in grande forma. Questi sono i due grandi esclusi, Stefano Garzelli e Massimiliano Lelli. Su quello che hanno fatto vedere in queste corse, sì, soprattutto Pozzato, perché Pozzato ha dimostrato di essere competitivo sia alla Bernocchi sia quest'oggi. Si vede che per Cassani non ha fatto abbastanza prima, forse c'è chi la può condividere, chi non la può condividere la decisione, però sono decisioni che uno prende e dopo è molto complicato. Io, a mio parere, Pozzato l'avrei portato, perché quello che conta è avere la condizione a una settimana dal mondiale. Magari ci sono corridori che sono andati molto forti, che però magari potrebbero essere dare un po' meno prima, però sono 11 uomini molto forti, e quindi la nazionale sicuramente sarà molto molto competitiva. Intanto, con le immagini stiamo rivedendo l'arrivo vittorioso di Albasini davanti a Sonny Colbrelli, e in terza posizione abbiamo visto arrivare proprio l'escluso dalla nazionale, Filippo Pozzato. Dei nomi, abbiamo sentito i nomi. Massimiliano Lelli, cosa pensi delle scelte operate da Davide Cassani? Ma io penso solamente che Davide è da tanto che sta lavorando in maniera impeccabile, e l'ha fatto vedere anche oggi nel fatto che ha fatto tutti i 10 giri, dunque sicuramente per la sua tattica che userà in corsa ai campionati del mondo in Spagna ha bisogno di questi uomini qua. Certo che, come dice Stefano, un Pozzato in questa condizione qua dispiace, perché comunque oggi ha fatto una bellissima corsa. Linea giovane, ha premiato la linea verde, Zardini volitivo anche quest'oggi, grande Tour de Bretagne, e poi la grande voglia di Sonny Colbrelli. Quindi abbiamo sentito i nomi, abbiamo visto il trittico lombardo vinto proprio da Simone Ponzi, l'ultima prova del trittico è stata vinta da Michael Albasini, in precedenza Nicolò Bonifazio alla Coppa Agostoni e alla Bernocchi Elia Viviani. Trittico lombardo, adesso siamo proiettati sul